Ciao a tutti! Intanto buon Natale e tanti auguri a tutti quanti. Io sono in mezzo alla mia giungla, avrei voluto togliere qualcosa, ma mente esposti e risposti, vabbè, facciamo così. Intanto sempre tanti auguri. Oggi ho ricevuto un pacchetto molto particolare dalle mie nipotine, Sveva e Chloe. Chloe è piccolina, quindi avrà avuto poco da decidere, ma Sveva sicuramente avrà deciso tutti i miei regali. Mi è arrivata una mystery box bellissima con tanti piccoli regalini proprio pensati ed esclusivamente per me. Adesso ve li mostro. Ecco la mystery box della mia nipotina. Allora, notare i dettagli. La scritta con tutti i cuoricini e le sue belle stelline. Questo bel fiocchetto rosso. Poi, logicamente i pacchetti dentro sono già aperti perché quando ci siamo viste per pranzo le abbiamo aperte insieme. Allora, questa è la scatolina, si riesca a tenere aperto qua senza distruggere la pianta. Vediamo un po'. Ecco, mi ha messo tutti i pacchettini, vabbè, logicamente fasciati, e poi ha fatto tutti questi bei coriandoli per nascondere i vari pacchettini che aveva fatto. Allora, iniziamo. Sinceramente non posso dire uno è più bello dell'altro perché sono tutti bellissimi. Allora, per chi non sa di voi ancora che io vado matta per i maialini, in questo video lo capirà, a parte le piante che sono le mie adorate. Allora, ho trovato questa fascetta qua, di quelle che si mettono la notte o quando si viaggia per non avere fastidio della luce, che è meravigliosa, è qualcosa proprio di pazzesco. Poi questo, che è un quaderno senza righe, ci si può scrivere e disegnare quello che si vuole, e io sicuramente metterò appunti delle mie belle piante. Con questo bel maialino con tutte le stelline. Poi questi tre bicchieri natalizi della Coca-Cola, quindi uno per me, uno per mio figlio, uno per mio marito. Ho pensato anche a loro, allo zio e al cuginetto. Io subito questo pensavo che si mangiasse perché io sono una golosona, e invece no, perché è una matita, quindi non la userò perché mi dispiace, però è carinissima e la metto lì. Ora, poi c'erano tutti i cordini qui, i nastrini, e poi questa matita. Vediamo se la metto qua, se la metto a fuoco. Sì, è una penna con la gomma, quindi è cancellabile, una classica penna biro. Così, col suo tappino, logicamente a maialino, bellissima. Poi c'è questo scatolino qui. Allora, vediamo di metterci in una maniera che riuscite a vedere. Praticamente in questo scatolino, se riesco ad aprirlo, vediamo un po', ecco qua, c'è praticamente un kit per far nascere questa piantina qua. Questo qui è un senecio, c'è il nome della bimba della pianta, e adesso poi vabbè, quando lo preparerò magari facciamo anche un video così vi spiego il procedimento. Qua ci sono, c'è un adesivo col nome, il nome della pianta, come le istruzioni praticamente su cosa devi fare. Quindi niente, azzeccato, maialini e piante. Grazie Sveva e Chloe. Vabbè, logicamente ringrazio anche mia sorella, che ha permesso tutto ciò. Io vi faccio vedere ancora quanti coriandoli, tutti fatti da lei.
Sveva, sei un tesoro, ti voglio un bene infinito. E niente. Questo è stato il regalino delle mie nipotine. Spero che tutti abbiate passato un buon Natale in famiglia, poi magari ci sarà qualcuno che ha lavorato, qualcun altro che ha per altri motivi è in viaggio o lontano da casa, quindi tanti auguri a tutti quanti per un buon Natale. Io ringrazio ancora le mie nipotine, faccio ancora tanti auguri, le ringrazio infinitamente per questo bellissimo regalo che mi hanno fatto, sono felicissima. E che dire, vi ringrazio per la visione e ci vediamo domani con un altro video. Ciao ciao!